L'antico castello sorge in contrada Poira, nella strada che conduce da Paternò a Centuripe. Fu probabilmente edificato in età medievale, sui resti di un antico centro abitato dai Siculi. L'imponente complesso edilizio, costituito da quattro grandi corpi di fabbrica, con una funzione abitativa di magazzino, di riparo per gli animali e religiosa, fu sede di una masseria fino alla fine del XX secolo. In età moderna, il castello fu residenza di baroni spitaleri di Adernò, proprietari di feudo di Poira. Qui, alla fine dell'Ottocento, si verificò il sequestro spitaleri ad opera della Banda Maurina, un gruppo di briganti attivo nelle campagne del Catanese e del Messinese. I membri della banda assaltarono il castello del barone Spitaleri, per la cui incolumità la banda chiese e ottenne 50 milioni di lire. Sulla collina di Poira, nel 1995, la soprintendenza ai beni culturali di Catania ha portato alla luce una necropoli ellenistica con tombe del VI e V secolo a.C., contenenti all'interno vasellami di vario stile. Poco lontana la grotta degli schiavi, probabilmente un ergastulum romano, dove al termine del lavoro venivano posti gli schiavi e incatenato chi si ribellava ai lavori imposti. Dall'antico edificio oggi rimangono alcuni resti. Si possono ancora vedere tracce della doppia cinta muraria, le feritorie, le finestre strombate, l'enorme cisterna, la cappella e una stanza con i camini. Il sito è stato abbandonato e saccheggiato negli ultimi decenni.